Sì, splende il sole oggi sulla Liguria dopo giorni di ghiaccio, neve e pioggia. Nella rabbia di un disastro annunciato si contano i danni in tutta la regione, ma soprattutto nello Spezzino, dove molti comuni sono stati interessati dalla piena del Magra, esondato alla vigilia di Natale, quando oltre 1000 persone sono state sfollate per misure precauzionali. Oggi quelle famiglie stanno cercando di rientrare a casa recuperando ai detriti i propri appartamenti. Colpiti soprattutto Bocca di Magra, Fiumaretta, Camisano, Cafaggio, ridotte ad una distesa di fango. Torenco, una frazione di Vezzano Ligure, sempre nello Spezzino, è minacciata da una frana che potrebbe distruggere l'intero paese. Almeno 5 milioni di euro di danni nella sola provincia del Levante Ligure. Il presidente della regione ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale per tentare di risollevare l'economia messa in ginocchio in pochi giorni. Coltivazioni distrutte, piccole imprese e nautica da diporto duramente provate. In questo anno quella di Natale è la terza piena del Magra. Immancabili quindi le polemiche e la rabbia di fronte ad un pericolo troppo spesso corso e mai scongiurato. A voi in studio.